nell'aereo. Ah, nell'aereo. Nell'aereo. Cosa stava accadendo nell'aereo? Si hanno rubato la divisa dell'hostess. Che c'entra se l'hostess? Tu non hai detto nell'aereo. Oh. Leggio, per favore, leggio. Perché finora qua leggio. Leggio, nel senso leggio, non leggo io. Leggio, non leggo io, leggio. Leggio. Qual legge? E allora leggo io? Leggi tu. Allora leggi io. Leggi io. Che cosa leggo? Che cosa leggo? Che tu hai il potere di farmi perdere la testa, di farmi perdere la pazienza, di farmi perdere la concentrazione. Stai tranquillo perché qua non abbiamo voto. Carne, non ti preoccupare. Dove eravamo arrivati? In via Dante. Che città sa la via Dante? Tu l'hai detto. Che in via Dante quel signore là lo facesse scoppare la via Libertà per andare a guardare che ora era la Morrale. Perché se è andata la via Libertà anziché a Morrale qualcuno non glielo poteva dire che ora erano, scusa. Hai detto che c'era, si fece tutta infazzata. Un'ora a piedi per domandare che ora erano. Ma che città sa la via Dante? Tu l'hai detto la via Dante. Viandante! No, via Dante! Viandante! Non è via Dante, è viandante! E lo pronuncio male! Allora che dici? Via Entinea! O via Libertà! Dici via Dante, no? Viandante! Mua! Tu sei cretino. Io? Tu non capisci. I miei testi, sì. I miei testi sono richiesti dai più grandi autori, sì. Sai chi voleva recitare i miei testi? Chi? Giorgio. Uè. Sai chi è Giorgio? Non lo conosco. Sto parlando di Giorgio Albertazzi. E allora? Sai cosa mi ha detto quando ha letto i miei testi? Sai cosa mi ha detto Albertazzi? Non ci rompi i cazzi! I miei testi li volevano pure musicare! Sì. Volevano fare canzoni dei miei testi! Sai chi voleva musicare i miei testi? Non lo so. Baglioni! Sai cosa ha detto Baglioni? No, Felice, no. Per cortesia, per favore. Quel viandante, in quella notte fredda, buia e senza luna, udì nell'aereo una musica celestiale. Scusa, una domanda. Eh? Le notti che la luce può morire quando... Che c'entra questa precisazione? Tra notte fredda, buia e senza luna. E allora? Dove mai l'hai vista la notte con la luna? Se c'è la luna rischiara. Eh? Se c'è la luna rischiara. Quel viandante udì nell'aereo una musica celestiale. Ah, perché? Perché si avvicinava. Chi si avvicinava? Natale. È una camorria controllata, visto, non la posso fare. Natale si avvicinava. E non lo devi fare venire più, ma questo perché io non lo sopporto. Ecco. Natale. Sto parlando di Babbo Natale. Manca suo padre, posso dire. Manca suo padre. Non lo sopporto, tutte e due, non li sopporto. E Babbo Natale si avvicinava con una musica celestiale. Ma questa musica da dove proveniva? Da dove? Non lo so. Proveniva da una zampogna, sì, la zampogna. C'è una zampogna, per favore? No, non c'è? No, non avete portato in questa televisione, zampogna non ce n'è mai. Fermo. Perché sta tagliando a me, scusa. Perché ti parlo la zampogna? Fermo. Metti così, con l'altra mano. Fai così. Piega così.
Metti così. Perché così? Così mi prendo una zampogna gay.